È successo ciò che non volevo succedesse. Quando mi sono detto, è notte, dai su via, grazie. Che cazzo di figata è? Ok, benvenuti ragazzi, io sono Jesus e oggi si riprende con Antoine Corruption. L'ultima volta avevo adocchiato quel bellissimo dungeon lì, bellissimo, gli effetti particellari fashion, e lì c'è uno scheletro. Come hai fatto tu a spawnare? Au! Scheletri lì, guardate come fanno un walk, fanno un walk gli scheletri. Mi hai fatto spawnare, c'è buio qua, ovviamente. Anche lì, fatemi mettere una torcia anche qua. Per sicurezza, solo per sicurezza. Ok. Quindi, oddio, dove sono finito? Quanto di cibo? Ancora 5 cose. Non è tantissimo, ma è un po'. E lì c'è uno scheletro che mi sta già targettando. Do. Da che parte scendiamo? Questa è un'ottima domanda. Direi di scendere prima però alla parte inferiore qua, perché voglio renderla sicura. Voglio farmi una specie di checkpoint, tra virgolette, sicuri, in modo che tutte le volte non debba morire male. Dei lapislazzuli! Non male! Vuol dire che posso iniziare a incantare la roba, sempre che io trovi un enchanting table o dei diamanti. Quanto c'è molto carbone? Non t'ho guardato, giuro. Stavo prendendo il carbone io, Il problema però, fatemi rapportare i lapislazzuli, è il seguente. Uno, sta diventando notte, ma quello è facilmente risolvibile, visto che ho un letto a portata di mano, e posso vedere anche quali zone sono quelle più in ombra, e quindi quali da torciare ancora. Due, come dire, non ho poi più così tanto cibo. Tuttavia, ho due frecce, due di numero, e non so cosa aspettarmi. Tra l'altro, avrei anche bisogno di blocchi, perché non riesco a raggiungere... Ti prego, non ti ho guardato. Poteva sembrare, ma non stavo guardando te. Devo guardarmi un po' in giro, francamente. Che blocchi ho da poter usare? Nessuno. Però c'è tanta terra qua. Potrei farmi una pala e usare la terra come blocco. Tanto per una pala non penso che vada in allora nessuno. 44 di terra direi che per il momento potrebbero anche bastare. Mi riprendo il mio crafting table. Sapete cosa sarebbe più intelligente fare? Sarebbe più intelligente andare a dritto e poi usare l'acqua che ho per calarmi sopra il dungeon. Così intanto vedo com'è il dungeon che ho davanti a me. Ho degli scheletri sopra di me, ma forse non mi vedono. Non mi vedono, scherzavo, mi ha appena tirato una freccia male. Tanto devo mettere le torce io qua sopra, se no hai voglia, che schifo, mi spawno su. Direi che potremmo anche acabizzare il dungeon, nel senso non mi vieta nessuno di passare dall'alto. Devo solo farmi un muretto di protezione. Aspetta che vi dico, lo faccio anche di qua. Che di terra comunque posso andare a prenderne quanto ne voglio, ma di vita ne ho solo una e ci terrei. Ma che sono blocchi di carbone. Ragazzi, ma questo dungeon qua che è? Sono blocchi di carbone quelli. Sì, direi che farò come vi ho detto. Prenderò tanta terra, tipo uno stacco o due all'incirca. E ci arriveremo così. Perché sennò poi è un casino, mi butto a caso, muoio. Ho lasciato qua il crafting table, io. Mamma mia, che pazzo maniaco sono. Prenderò all'incirca uno stacco di terra, vai via, voglio la pala. E ci avventuriamo così. Nel caso diventi notte, io posso dormire e non far spawnare nessuno. Poi ripeto, non so neanche se è un mega dungeon questo qua, cosa di questo tipo, perché non ho visto spawnare nessuno. Magari è l'entrata di un mega dungeon, O magari, essendo il primo mega dungeon, il creatore ha detto andiamoci piano. Beh, guardate, dopo il fatto che mi ha messo i blitz allo speed dungeon, cioè, non so neanche io più cosa pensare. Un paio di torce qua comunque.
Però il fatto che ci sia tutta questa terra comoda da prendere è una, un buon punto a favore. Però per sicurezza, guardate, io spreco blocchi, ma perché così dopo la via è molto più facile. Conoscendo le altre ant farm, più riuscite a portarvi avanti per le prossime zone, meglio è. Nel senso che se noi anche se noi moriamo, dovessimo morire, in questo modo almeno abbiamo tutta la strada spianata nel caso dovessimo tornare. Direi che possiamo metterci a dormire. Per evitare di morire male, creo una piccola piattaforma per dormire, in modo da non svegliarmi e morire. Puoi dormire stando lì? È notte, dai, su, via. Grazie. Ti prego, non troppo a destra, troppo a sinistra, troppo avanti. Ok. Adesso, il fatto è questo. Lasciamo il letto qua. Potremmo anche fare così. Sì, sapete che vi dico, potremmo anche fare così. Siamo arrivati. Questi apparenti ci sono veramente blocchi di carbone? Sì. Sono blocchi di carbone. È successo ciò che non volevo succedesse. No, il creeper! Ok. Entra qua dentro. Mi servono dei blocchi. Ok. Sono salvo, non so come e non voglio saperlo. Sapete che vi dico? Questa qua è una zona sicura e potremmo tenerla come rifugio. Direi di fare una crafting... No, crafting devil ce l'abbiamo, ma direi di fare... una porta, così, so che è sprecare un po' di legno che potrei usare in torce, ma così perlomeno possiamo fare una cosa di questo tipo e in caso di emergenza siamo liberi di rientrare, perché il mio obiettivo adesso è quello di torciare la zona. Ah, sto guardando che non mi arrivassero creeper da dietro. Bene, dello scheletro se ne sta occupando lo zombie là, che l'ha ucciso. Ma vorrei far notare una cosa, anche voi vedete un'altra cosa dal vetro? Non scherzavo, è la stessa cosa. Perfetto. Ok, ce la siamo cavata decisamente bene. Il problema è che io non ho più cibo buono, tra virgolette, ma ho solo le rotte, un flash per recuperare vita. E sono curioso di vedere. Oh mio Dio, ti prego dimmi che posso tornare indietro. Che cazzo di figata è? È una figata assurda. Ragazzi, cioè, non so se avete capito, questo qua è un teleporter. Quindi vuol dire che posso rendere questa zona inespugnabile comunque. E posso accedere al dungeon quando voglio! Fantastico! Ok ragazzi, ho la batteria praticamente, la webcam scarica, sarò molto veloce. Io tornerò a casa a questo punto, noi ci vediamo in prossimo video dove esploreremo il dungeon quando avrò ripulito l'inventario per un po' di cibo. Quindi noi ci vediamo in prossimo video, quindi bene ragazzi!